Buona strada! Grazie! Vediamo la candela! E scenda! Chi c'ha le castagne? Sì, treno! Vai, vedi che chi manca? Andiamo, andiamo. Occhio! Fai troppo forte a me! Ma passate un pochino! Avevo paura che se ne entrava dentro! Le cartoline chi le ha prese? Chi ha le cartoline? Mi sembra... Scusate, prendi la cartolina. È accesa tu? Accendi, vai. Ma ci siamo dimenticati le cartoline? No, no, l'hanno presa. A cortesia, un attimo di attenzione, per favore, le cartoline. Chiamo la stella, per favore, silenzio. Allora, io chiamo, si presenta uno a prendere. Agesti Giuliano 1. Agesti Altavilla 1. Non c'è? Agesti Giuliano 1. Masci Casetta. Masci? Masci Casetta 4. Masci Casetta 4. Associazione Leo Onlus Comunità. Eccola qua. Silenzio per cortesia. BSA Boy Scout of America. Agesci Giuliano 2. Dove sta? Attenzione, lampada. Agesci Casetta 3. Agesci Caserta 3. Ordine è santo sepolto. Masci d'Aquino Capua. Masci esploratori Trinità Napoli 1. Napoli 1. Capua d'Aquino. Asa distretto mediterraneo. Masci Aversa 2. Agesti Santa Maria Capovetere 2. Non c'è? Asci Casandrino, la prendo io. BSA Club Scout Pace 07 Naples. No. Asci Sacro Cuore di Gesù Augusta. Augusta. BSA, distretto mediterraneo, base navale, America, USA. Masci Sacro Cuore Gesù, Augusta, Salerno. Questi mi hanno dato e questi mi ho dato. Ragazzi, un attimo di attenzione per favore.
Adesso, ragazzi, boys. Power. Non tutti vanno. Allora, un attimo di attenzione. Se ce ne accogliamo in silenzio, ecco, facciamo questo momento di preghiera che ci accompagna, ecco, in attesa del nostro Natale. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cristo Signore, nostra gioia e nostra pace, sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. Preghiamo. Dio e Signore dell'universo, nella tua bontà, che siamo uniti senza falsità e senza finzione, gli uni con gli altri, col legame della pace e della carità, consolida la nostra unione con l'azione sacrificante della tua conoscenza, con l'aiuto del tuo unico Figlio, Signore nostro Dio e Salvatore, Gesù Cristo. Amen. Amen. Allora tutti insieme diciamo: la pace regni sino ai confini della terra. La pace regni sino ai confini della terra. Le montagne portino pace al popolo e le colline giustizia. La pace regni sino ai confini della terra. A miseri del suo popolo renderà giustizia, salverà i figli dei poveri e abbatterà l'oppressore. La pace regni sino ai confini della terra. Il suo regno durerà quanto il sole, quanto la luna, per tutti i secoli. La pace regni sino ai confini della terra. Scenderà come pioggia sull'erba, come acqua che non irrora la terra. La pace regni sino ai confini della terra. Nei suoi giorni fiorirà la giustizia e abbonderà la pace, finché non si spenga la luna. La pace regni sino ai confini della terra. E dominerà da mare a mare, dal fiume sino ai confini della terra. La pace regni sino ai confini della terra. Benedetto il Signore, Dio di Israele, egli solo compie prodigi. La pace regni sino ai confini della terra. E benedetto il suo nome glorioso per sempre. Dalla sua gloria si avviene tutta la terra. La pace regni sino ai confini della terra. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Cristo è la nostra pace, colui che ha fatto dei due un popolo solo, abbattendo il muro di separazione, che era fra mezzo, cioè l'inimicizia, annullando per mezzo della sua carne la legge fatta di prescrizioni e di decreti, per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo, facendo la pace, e per riconciliare tutti e due con Dio, in un solo corpo, per mezzo della croce, distruggendo in se stesso l'inimicizia. Egli è venuto perciò ad annunziare pace a voi che eravate lontani, e pace a coloro che erano vicini. Per mezzo di Lui possiamo presentarci, gli uni e gli altri, al Padre in un solo spirito. Adesso facciamo una lode al Principe della Pace, Figlio di Dio, che ci ha riconciliati con il Padre per mezzo della tua morte. Preghiamo insieme e diciamo: noi ti lodiamo e ti benediciamo. Noi ti lodiamo e ti benediciamo. Signore della storia, che nella tua venuta ci reghi la vera pace. Noi ti lodiamo e ti benediciamo. Vittima per amore, che fondi il tuo sangue per l'umanità. Noi ti lodiamo e ti benediciamo. Salvatore del mondo, che ricomponi e rianimi il tuo popolo con amore instancabile mediante divini misteri. Noi ti lodiamo e ti benediciamo. Liberatore del genere umano, che a tutte le genti porti la pace. Noi ti lodiamo e ti benediciamo.
principe della pace, che viene a radunare gli uomini in un unico popolo. Noi ti lodiamo e ti benediciamo. Unigenito figlio di Dio, che entri nel mondo come re di giustizia e di pace. Noi ti lodiamo e ti benediciamo. Preghiamo insieme e diciamo: donaci la tua pace, Signore. Donaci la tua pace, Signore. Perché in ogni uomo non manchi la volontà di educarsi alla pace, alla comprensione e al perdono, preghiamo. Donaci la tua pace, Signore. Perché si consideri il mondo intero come un'unica grande famiglia in cui tutti si vogliono bene e si aiutano, preghiamo. Donaci la pace, Signore. Perché si tolga dal mondo lo scandalo di chi sta troppo bene e di chi sta troppo male, ricordando sempre che il superfluo dei ricchi è proprietà dei poveri, poiché non ci può essere pace senza giustizia, preghiamo. Donaci la pace, Signore. Perché tutti i governanti siano i primi tutori della pace e siano sempre pronti a spegnere ogni tentativo di guerra, preghiamo. Donaci la tua pace, Signore. Perché in tutte le nostre comunità ci si educhi al rispetto di tutti e alla benevolenza verso tutti, preghiamo. Donaci la tua pace, Signore. Preghiamo. O Dio, donaci lo spirito del tuo amore, perché possiamo accogliere la pace, lasciateci in dono da Cristo, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Diciamo insieme: Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, per sempre, nel secolo dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo Spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Procediamo insieme. Abbiamo già distribuito. Recitiamola tutti insieme dal foglietto che avete ricevuto. Signore Gesù, tu che non hai voluto restare un'entità astratta, ma ti sei fatto carne per condividere con l'uomo la sua fragilità, la sua fatica. Tu che sei la vera luce, la vita di cui l'umanità ha bisogno nel profondo del suo cuore. Donaci la grazia e la gioia di riconoscerti presente ed operante nella nostra vita. Aiutaci ad aprire il cuore e la mente, dare in noi uno spazio umile ed accogliente, dove poterti ancora incarnare. In questo mistero di comunione possa la tua luce oltrepassare la nostra umanità ed irradiarsi su quanti incontreremo lungo il cammino della nostra vita. Rendici, Signore, strumenti della tua luce e della tua pace. Ragazzi, tutti insieme, Madonna degli Scouti. Cacciolina, parti tu? Cacciolina, Madonna degli Scouti, sei pronta? D'accordo. Degli Scouti, cacciola di gloria, con te un po' nel cuore, a noi te la battiamo, passare tanto lunga, il freddo già c'è sta, ma respingi tu, Regina, lo spirito del mare, e ricco e passi ci accompagnerà.
che domani partecipano alla marcia della pace. Io vi invito a portare questa luce che avete preso qua, correndo il rischio di finire sotto al treno. Quindi partecipate con queste lampade. È la marcia della pace domani a Caserta. Quindi portate le vostre lampade. A che ora? Domani non so, sarà intorno alle 17. Partenza dal compostore. Sì, si arriva in cattedrale. Quindi i gruppi scout che partecipano alla marcia della pace portino solo, altrimenti il suo figlio.